Pier Cristiano Brazzale è il primo italiano a ricoprire il massimo incarico di rappresentanza all'interno della Federazione Internazionale del Latte, fondamentale organismo del settore caseario. La notizia è stata ufficializzata nel pomeriggio di lunedì con l'investitura ora certa dell'amministratore delegato di Brazzale Group, la storica azienda di famiglia, la più antica d'Italia nel comparto con sede principale a Zanè. L'elezione è avvenuta poche ore fa attraverso il voto in videoconferenza con tutta la filiera rappresentata all'interno della sigla FIL-IDF, punto di riferimento di migliaia di agricoltori, trasformatori, cooperative, industrie, università, centri di ricerca, governi, rappresentanti dei ministeri. Si tratta di un'associazione a livello planetario che si occupa di sviluppo, promozione, ma anche ricerca e sostegno della produzione e del commercio lattiero caseario nel mondo. 60 gli stati aderenti a livello planetario a conferma del prestigioso mandato accettato da Brazzale, uno dei fratelli imprenditori che gestiscono l'azienda con profonde radici nel territorio e vocazione all'export internazionale. La federazione rappresenta il mondo del latte presso le organizzazioni intergovernative FAO, OMS, ONU e OIE, governi nazionali, gli enti sovranazionali come l'Unione Europea. Il 55enne vicentino nel 2018 era entrato nel direttivo con la carica di vicepresidente prima dell'upgrade di oggi. La sua elezione conferisce valore anche a Confagricoltura Vicenza. Sono davvero orgoglioso di questo incarico, spiega Pier Cristiano dal quartier generale di Zanè. È l'ideale completamento del cammino cominciato dai miei avi sull'altopiano di Asiago, che risale addirittura al 600 e che mi darà la possibilità di rappresentare nei più importanti organismi internazionali le istanze di un settore vitale e strategico come quello lattiero caseario.